siamo sempre qui alla fiera a fare la cosa giusta e siamo con il giovanissimo Giorgio Perego dell'azienda agricola Perego in Perego. Una nuova sfida della vostra azienda anche per dei vini vegani, ce lo può spiegare? Assolutamente sì, io ho un'azienda a Rovescala in provincia di Pavia, sto facendo vini, sono in conversione biologica, sto facendo vini vegani e senza solfiti aggiunti soprattutto. Vegani perché il vino naturalmente dovrebbe essere vegano, in realtà poi difficilmente così, però naturalmente lo dovrebbe essere. Senza solfiti aggiunti perché l'anidride solforosa, oltre a essere, viene usata come conservante antiossidante, ma oltre a quello è anche un allergene, quindi tantissime persone purtroppo sono intolleranti. Secondo me non serve, riesco a fare vini anche da invecchiamento senza anidride solforosa o comunque molto sotto la norma di legge e quindi punto su quello, sulla qualità e sulla salubrità del prodotto. Ma la vostra azienda quando nasce e perché questa scelta? Allora, la mia azienda nasce nell'anno 2000, quando ho finito il liceo. Io non nasco da una famiglia di contadini perché mio padre e mia madre hanno sempre fatto tutt'altro. Ho riaperto l'azienda del mio bisnonno. Finito il liceo qua a Milano, mi sono trasferito in Oltrepò Pavese dove abitava mia nonna e partendo da un ettaro adesso sono arrivato ad averne 12, in aumento non tanto come terra, ma sto sempre cercando nuove per aumentare la qualità del mio prodotto a livello ambientale, gustativo sicuramente e di salubrità. A livello di costi, cioè, si è sempre detto che avere una certa cura o fare il biologico su certi vigneti è molto costoso, è così o no? Molto costoso, bisogna vedere cosa si intende per molto costoso. Rispetto a certe altre zone d'Italia abbiamo dei prezzi molto bassi, perché se consideriamo i prezzi che ci sono in Piemonte o in Toscana, noi facciamo il calcolo che una bottiglia del mio vino senza solfiti viene venduta attorno ai 9 euro, perciò diciamo che sono prezzi, qualità-prezzo sicuramente molto buono. Ovviamente si trovano dei vini anche da 1 euro nella bottiglia, però io penso che una bottiglia vuota non riuscirei a venderla a quel prezzo. No, anche perché il vetro e il tappo hanno dei costi, perciò insomma dentro ci deve essere qualcosa e noi di Terambiente appoggiamo un certo tipo di qualità. E il riscontro da parte dei vostri clienti? C'è un grandissimo interesse in questo momento di prodotti del genere. Per fortuna ho una clientela in crescita e voglio continuare a farla crescere perché secondo me quello è il futuro, soprattutto anche nella cura dell'ambiente, tant'è vero che sono in conversione biologica. Oltre a essere in conversione biologica, quindi fare solo trattamenti con rame e zolfo, sto cercando e ci sto riuscendo a ridurre anche quelli rispetto alla norma, utilizzando un consorzio di microorganismi che vado a rimettere nel terreno, perché comunque il rame zolfo è vero che non entrano in circolo nella pianta perché non sono prodotti sistemici, ma sono comunque prodotti metalli pesanti, pur essendo naturali, che percolano nel terreno e mi vanno a uccidere la microbiologia del terreno. Io gliela vado a reintegrare in modo che le mie piante siano sane. Avendo delle piante sane sicuramente avrò dell'uva di più alta qualità e quando sarà trasformata in vino avrò un vino di una maggiore qualità. Perciò diamo un ultimo consiglio ai nostri telespettatori su come scegliere un buon vino e stare molto attenti logicamente anche al prezzo. Allora, io sto facendo autocertificazioni a livello come certificazione vegana, dei senza solfiti o analisi garantite certificate da Enocentro, che quindi è un laboratorio accreditato a livello internazionale. Sono in conversione biologico, dalla vendemmia 2018 avrò anche la certificazione biologica. Questo sicuramente serve ed è un aiuto perché le parole contano fino a un certo punto. Poi la cosa fondamentale sarebbe conoscere il produttore, andarlo a trovare in azienda, vedere soprattutto i terreni e qual è la garanzia migliore. Grazie. Grazie a voi, buona giornata.